salve a tutti, ci ritroviamo come sempre con questo nostro appuntamento dedicato ai medici veterinari omeopati e che si occupano anche di altre medicine non convenzionali e per fare una chiacchierata su omeopatia e tante altre medicine non convenzionali. Oggi incontreremo il dottor Roberto Orsi, non solo valente medico veterinario che per quanto mi riguarda è un po' la storia dell'omeopatia veterinaria italiana attualmente, è anche un caro amico. E quindi la domanda classica che io pongo a tutti i colleghi che ho l'onore e il piacere di, diciamo, intervistare è: tu come l'hai scoperta, l'omeopatia? Come sei venuto a conoscenza di questa, medicina non convenzionale? Cara Dede, assolutamente per caso. È stata proprio una combinazione fortuita, semplicemente perché mi arrivò un campione omaggio per posta di un noto prodotto omotossicologico, invitando a provarlo per i traumi, queste cose qui. E lo provai, caspita, vedi che funzionava. Arrivò naturalmente l'invito a fare la scuola di omotossicologia, allora era una scuola biennale a Bologna, dove ebbi la fortuna di incontrare dei colleghi che avevano già delle buone basi di omeopatia. Finito quella scuola lì, iniziò la famosa e benemerita scuola di Cortona, del compianto dottor Franco del Francia. E mi ci iscrissi subito perché vidi che c'era qualche cosa che non riuscivo a classificare, qualcosa che usciva dalle mie competenze e che mi incuriosiva. Erano gli anni del boom della veterinaria in Italia, partiva la SCIVAC, corsi, corsi, congressi, seminari, e decisi però di approfondire questo settore qui perché c'era qualcosa che non riuscivo a capire. E niente, ci sono rimasto 12 anni poi nella scuola di Franco del Francia. La cosa buffa è che da neolaureato, io lavoravo in una clinica a Firenze e nella libreria c'era il primo libro che aveva scritto Franco, il Trattato di Medicina Omeopatica Veterinaria. E ebbi modo di sfogliarlo. E le grasse risate che ci siamo fatti con i colleghi che si lavoravano, ma guarda questo matto, ma che cosa dice? Bene, 12 anni in questa scuola e poi ormai sono un po'. Più di 30 anni, 31, 32, che bazzico nel mondo dell'omeopatia. Quindi, come vedi, la vita ci offre tante, tante sorprese. Bisogna un attimino avere la forza, la curiosità di afferrarle. Quindi il prodotto omaggio aveva funzionato praticamente. Sì, certo, aveva funzionato. Ascolta, Assolutamente. E Roberto, funziona anche ora, continua a però. funzionare, esatto. Ascolta, Roberto, ma questo tuo percorso di studi di medicina omeopatica è stato quindi lungo e immagino anche faticoso, perché insomma studiare l'omeopatia è sempre una cosa impegnativa, ma c'è qualcosa secondo te, la tua professione si è arricchita di questo percorso di studi rispetto ad altri percorsi specialistici che avresti potuto intraprendere? Cos'è l'arricchimento? Qual è? Assolutamente, assolutamente sì. Mi ha arricchito enormemente da un punto di vista professionale, culturale e, ultimo ma più importante, forse da un punto di vista umano. L'omeopatia non si finisce mai di studiarla, no? Si inizia e poi si va avanti. Quando
impossibile conoscerla e padroneggiarla. Ha avuto una evoluzione in questi 30 anni incredibile. Noi partivamo con il repertorio del Kent, una materia medica o due, i più fortunati, va bene. Adesso con gli strumenti informatici che abbiamo ci ritroviamo di fronte delle cose inconcepibili assolutamente 30 anni fa. L'omeopatia è cambiata, contemporaneamente è cambiata la nostra professione e siamo cambiati anche noi, perlomeno io come persona. E se diciamo i cambiamenti della nostra professione sono stati dettati da mille cose, primis i cambiamenti economici, societari, eccetera, eccetera, il mio approccio verso l'omeopatia è stato condizionato da tanti fattori. La cosa più importante che sto apprezzando sempre di più è la libertà, quella a cui tu hai accennato te. Gli aquiloni che però volano alti, ma che dobbiamo tenerli con un filo perché noi siamo per terra, quindi non dobbiamo mai sollevarci dal suolo. Anzi, dobbiamo avere delle radici belle profonde. La libertà di scelta terapeutica è fondamentale. Sapere che quando mi entra un cane o un gatto, io posso proporre al proprietario quello che voglio e non quello che mi è imposto dall'alto. Per me, io la considero una benedizione, va bene? Una fortuna. Un onore, chiamatelo come volete. E questo è una cosa che ha arricchito enormemente la mia vita. Parlo con tanti colleghi che come me sono vicini alla pensione. Io non ci penso assolutamente, voglio morire qui in ambulatorio, va bene, continuando a fare l'omeopatia perlomeno finché il mio cervello continua a funzionare. Certo. Perché è troppo bello, è semplicemente meraviglioso. Certo. Ma poi tutto quello che comporta l'omeopatia, che veramente va dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. È un approccio culturale, oltre che scientifico, Esatto, infatti pazzesco, pazzesco. su questo poi volevo farti una piccola, più che domanda, fare una riflessione con te. La libertà di scelta terapeutica che è fondamentale, ma quanto conta poi la formazione del terapeuta? Perché questo penso sia un punto importante che chi ci ascolta magari ha piacere di sapere, cioè nel senso che la libertà però deve essere chiaramente una libertà frutto di uno studio e di un percorso. Tu che ne pensi di questo? Assolutamente, assolutamente così, cara Dede. Come ti ho detto prima, dobbiamo avere i piedi per terra e delle radici belle profonde. Queste radici sono date dallo studio, soprattutto dallo studio dei classici, perché l'omeopatia è congegnata in questo modo. È diversa da altri tipi di medicina. Primis la medicina ufficiale, va bene? Ci sono delle leggi vere e proprie che dobbiamo conoscere, delle regole, l'insegnamento dei grandi maestri passati. Sta a noi recepire questa massa dati enorme con pazienza, con grinta, con volontà e avere poi il coraggio di applicarla. Ma se non conosci come potete, purtroppo ti darà soltanto delle grandi delusioni. E questo, ecco, è anche un impegno che mi sono preso insieme ai colleghi della SIOV di fare un corso didattico
congegnato in modo che perlomeno a noi sembra adeguato alle necessità del veterinario omeopata e fornirgli quindi tutto il bagaglio culturale nei limiti della nostra possibilità, nei limiti di un corso triennale. Abbiamo la presunzione di esserci riusciti, nel senso che vediamo dei colleghi che si diplomano con dei lavori bellissimi e che continuano a lavorare in modo egregio. E da cui, perlomeno io, ricevo in dono da loro quello che io gli ho offerto, che magari può apparire un po' polveroso, va bene? Poi però vedo che questi giovani colleghi non finiscono di stupirci e di stupirmi per come stanno lavorando. E questa è una grandissima soddisfazione, perlomeno Certo. umana e professionale. Tu hai detto anche un'altra cosa molto importante, cioè hai detto all'epoca noi lavoravamo con un solo repertorio e due materie mediche per i più fortunati, adesso ci sono degli altri mezzi. Quindi anche secondo te l'omeopatia ha avuto un'evoluzione, un po' come qualunque tipo di scienza, sia proprio diagnostica, terapeutica, eccetera, eccetera, applicata sia alla veterinaria che alla medicina umana. Ci vuoi spiegare qual è l'arricchimento dell'omeopatia, tra virgolette, moderna, fermo restando chiaramente il necessario studio dei classici, che sono poi la base per un approccio, appunto, più profondo? Sì, allora, come tutti gli organismi viventi, l'omeopatia si è evoluta in un modo, tra l'altro, anche molto veloce in questi ultimi 30 anni, anche da un punto di vista concettuale, si sono formati dei filoni legati a delle figure autorevolissime che ci permettono di lavorare con una tranquillità maggiore, un bagaglio di esperienze altrui maggiore in settori che prima forse difficilmente potevamo affrontare. Va bene? Mi viene in mente, non so, il settore dei cosiddetti incurabili, quindi il campo della palliazione, in cui l'apporto soprattutto di queste ultime novità, e cito così dei nomi, scusandomi se me ne scordo qualcuno, Vidulkas, Sankaran, Farrokh Master, i nostri italiani meravigliosi, Mangialavoni e Petrucci, tutti autori autorevoli perché non raccontano balle, ma parlano delle loro esperienze che ci danno degli spunti per poter affrontare casi complicati. Perché tanto lo sai, ci arriva di tutto, il cane che è sotto terapia con cortisone da 5 anni, non ne può più. Quello che fa la chemioterapia. Ecco, con questi nuovi strumenti è possibile, va bene, studiarli in un'ottica particolare, che è diversa da quella dei classici su cui ci siamo formati, ma nella logica conseguenza. C'è veramente questo filo rosso che lega Hahnemann agli autori contemporanei. Fa parte ormai, direi, della storia dell'omeopatia. E per questo anche noi, nel nostro piccolo, nella scuola SIVOV, ci sforziamo al terzo anno di dare delle indicazioni su questi filoni dell'omeopatia contemporanea, in modo e maniera che che è il termine degli studi, possa poi fare la sua scelta e dire: ma io sento questo autore, me lo sento
in armonia con il mio modo di pensare, magari vado a sentire questo seminario, faccio la scuola di questo. Benissimo. L'importante è saper leggere. Certo. Saper leggere, va bene? E partire con l'ABC. Ascolta Roberto, ma quali sono per te i vantaggi di poter usufruire di uno strumento terapeutico come l'omeopatia classica unicista rispetto ad altre terapie convenzionali o anche non convenzionali? Allora, i vantaggi secondo me sono molteplici. Per prima cosa, restiamo sempre nell'ambito della scienza, primissima cosa. Non c'è niente di esoterico. Sono tutte cose che uno volendo, se le studia, le applica, ci sono fonti bibliografiche, casistiche enormi. Prima cosa. Seconda cosa. Sono medicine, è un modo di fare medicina altamente efficace, non inquinante, a basso costo, grandissima facilità di somministrazione, impatto ambientale zero. Cosa vogliamo di più da uno strumento terapeutico? A volte sembra di avere in mano la spada di Star Wars, no? Veramente. Ma sinceramente non riesco a paragonare, va bene, la comodità dei rimedi omeopatici con gli altri farmaci. Effetti collaterali non ce ne sono. Quindi in tantissime situazioni il proprietario dice: ma non c'è il foglietto illustrativo, non c'è il bugiardino, ma quali sono gli effetti collaterali? Signora, stia tranquilla, non ce ne sono. Le prenda tranquillamente. Certo, ciò non vuol dire che con l'omeopatia non possiamo fare dei danni, e questo lo sappiamo benissimo, va bene? Perché possiamo innescare una reazione a questo soggetto, la sua energia vitale, caotica, sconclusionata. Però, insomma, dovremmo sapere come fare per evitare queste cose. Ma questi non è che sono i trucchi del mestiere, sono le leggi dell'omeopatia che ci dicono come comportarsi. Quindi, se le conosciamo, possiamo sperare in un esito positivo. Esito positivo che necessariamente non deve prevedere la risurrezione di un morto, bene, no, però deve sempre tendere al fine di dare a quel soggetto malato, quasi sempre un malato cronico, bene, la forza di andare avanti cercando di arrivare a un livello di salute leggermente più superiore rispetto a quello a quanto l'abbiamo visto la prima volta. E questo è vantaggi incredibili, incredibili. E con questo credo ci ricolleghiamo col discorso della formazione, perché chiaramente solamente un veterinario, un medico ben formati e soprattutto ben formati in omeopatia possono di volta in volta appunto decidere quale strada intraprendere, quale strada terapeutica e appunto. Assolutamente sì, cioè possiamo considerarla veramente una specializzazione della nostra professione per certi versi, anche se il termine specializzazione indica una settorialità, mentre invece l'omeopatia ha una visione universale, va bene? Però ecco, se un collega decide di approfondire le sue conoscenze, per dire, in ortopedia, bene, fa i suoi corsi, va all'estero, studia, eccetera, eccetera, poi inizia per lo stesso per noi.
L'importante è partire e non improvvisare. Ne conosco pochi di veterinari omeopati autodidatti. Ascolta Roberto, in tutti questi anni in cui ha utilizzato l'omeopatia, ti saranno capitati tanti casi, diciamo, particolari, complessi. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto che ti è rimasto più impresso dei casi che hai trattato? Ah, guarda, mi viene in mente Mario, è un cane meticcio di 15 anni, che sto seguendo in questo periodo qui. Ha una gravissima cardiomiopatia, tenuta direi bene sotto controllo con la terapia tradizionale. Ha avuto o 3 o 4 ricoveri per edemi polmonari acuti, va bene? Però li ha superati come Dio vuole. E poi si presenta una neoformazione a un angolo palpebrale e salta fuori che è un mastocitoma. Mastocitoma che però i colleghi decidono di non operare, poi per la zona, perché è proprio qui al canto mediale, vuoi per la situazione cardiaca che pregiudica l'anestesia, l'hanno detto chiaramente, sono colleghi molto molto preparati di cui mi fido. E niente, questo mastocitoma è cresciuto a delle dimensioni di non dico una palla da tennis, ma una palla da golf, sì, ulcerato, sanguinante, con il cane che ha fastidio, eccetera, eccetera. Sono state fatte anche per cercare di limitare il problema delle iniezioni intralesionali di cortisonico ritardo, che però non hanno avuto effetto. E quindi mi è arrivato questo cane con questa mezza mela, tutta arrossata, sanguinante, e niente, è venuto fuori con una certa chiarezza un rimedio, aurum metallicum, che nell'arco di 2 mesi ha letteralmente fatto sparire, con mia grandissima meraviglia, perché esatto. Non pensavo di riuscire a tanto, onestamente, va bene? Con il proprietario strabiliato, ma vi garantisco che sono rimasto strabiliato anch'io, anche perché proprio è sparito completamente. Ovviamente, i colleghi curanti cosa hanno detto della sparizione? Allora, non ho avuto modo di parlarci, va bene, però il proprietario mi ha detto che ha mandato le foto prima, durante e dopo, dicendo: ma allora non era acqua fresca, vero? Ha scritto proprio così. Va bene. Questo sì, è un caso bello che è andato a finire bene, non tutti. Certo. Non tutti sono così, io ci provo sempre di dare il massimo. E proprio quando non riesco a fare quello che vorrei fare, che mi faccio tante, tante domande, perché d'accordo, nessuno strumento terapeutico è onnipotente, ok? Siamo tutti sotto le stesse leggi della natura, noi e i nostri amici animali. Però mi chiedo sempre, per prima cosa, ho fatto qualche errore? Andiamo un po' a rivedere. E allora sono queste quelle che Franco de Francia chiamava le autopsie omeopatiche, va bene? E sì, ho fatto degli errori, e con ciò nessuno è perfetto. Cercheremo in futuro di fare meglio. Quindi, diciamo, i casi che ti danno più soddisfazione sono quelli in cui sostanzialmente la medicina
tradizionale allopatica non ha risorse e in questo appunto l'omeopatia si pone come una risorsa in più. Assolutamente, assolutamente sì, ma più che risorsa direi che dovrebbe essere, nel modo ideale e perfetto, la prima scelta terapeutica. Va bene. Però ecco, a volte sono meravigliato dalla velocità con cui, per esempio, non so, un gattino con una rinotracheite da herpes virus, canicivirus, nell'arco di 2 giorni da una bestia derelitta, mocciosa e cisposa, si trasforma in un gattino vitale che ogni tanto dà qualche starnuto, va bene? Sappiamo benissimo come l'omeopatia è utile ed efficace non soltanto sulle malattie croniche, ma anche nelle acute, nell'iperacute, assolutamente. Quindi veramente è meravigliosa, non ho altre parole. Sì, sono innamorato dell'omeopatia, è vero, l'amo follemente. Va bene, perché è troppo bello, è troppo bello. Ascolta, questo tuo innamoramento è commovente dopo tutti questi anni, perché non in tutte le specializzazioni c'è questa passione, ma se tu dovessi dare un consiglio a chi ci ascolta su come orientarsi nella ricerca di un veterinario omeopata, intendo dire appunto i proprietari di cani e gatti e di altri animali, cosa gli consiglieresti? Questa è una buona domanda. Per prima cosa c'è il sito della FIAMO che indica i medici e i veterinari che hanno dimostrato di avere un curriculum studi adeguato. Il curriculum studi è presto detto, cioè devono aver seguito, questo non è che lo dico io, ma lo dicono le linee guida per la pubblicità della professione veterinaria nel campo dell'omeopatia. Devono aver seguito un corso triennale con docenti veterinari con un minimo, mi sembra, di 450 ore più 50 ore di esperienza di casistica clinica. Mi sembra. Questa, diciamo, è il primo biglietto da visita che il proprietario dovrebbe cercare. Io comunque dico che la miglior pubblicità è data dal passaparola, sempre, sempre e comunque. Però penso che sia doveroso che il professionista, veterinario omeopata, abbia alle spalle questo un corso didattico avvalorato, bene Esatto. riconosciuto. Questo sì. Penso sia il minimo che dobbiamo offrire, che sia un attimino a testimonianza della nostra professionalità. Invece, se ti dovessi rivolgere a dei giovani colleghi, dall'alto appunto della tua esperienza, trentennale, che cosa gli diresti rispetto all'utilizzo dell'omeopatia nella loro pratica clinica? Dunque, convincere un'altra persona è sempre una cosa impegnativa. Chi mi chiede informazioni, in genere rispondo così. Te che cosa sai dell'omeopatia? La medicina delle piante, se si sentono dire le cose più assurde, no? La medicina alternativa, quindi con una infarinatura di fricchettaggine. Per prima cosa demolire queste cose. Poi invitarli a non credere a quello che viene
comunemente detto, scritto su tutti i mass media. Cominciamo un attimino a vedere le pubblicazioni scientifiche. Dai per esempio un'occhiata al database della FIAO. Ci sono 1500-1600 pubblicazioni scientifiche. Questo magari potrebbe servire per farti capire che c'è qualche cosa che non sai o che non ti hanno voluto far sapere. E poi rifletti un attimino su dove sta andando la professione veterinaria adesso. La professione veterinaria sta seguendo le false orme della medicina ufficiale umana, che sta portando verso una medicalizzazione anche dei sani. Certo. Questa è una mostruosità incredibile, va bene? Per cui per rendere sana una persona e un animale dobbiamo fare il check-up continui, dobbiamo prendere questo farmaco, quest'altro farmaco, fare prevenzione per questo, per quest'altro. Risultati quali sono? Cioè, cominciare a vedere le cose, perché io capisco un neolaureato che si ritrova da un giorno all'altro in una struttura magari grossa in cui c'è confusione, c'è un approccio rivolto al problema molto molto settoriale, ci sono anche ovviamente necessità economiche, cogenti, va bene? Ma vediamo le cose in un altro da un altro punto di vista. No? Io gli proporrei queste cose qui. Ok. Si ritorna al messaggio di prima, libertà. Esatto, Roberto, questo volevo. Libertà ed aquiloni, ma anche scienza. Assolutamente. Anche perché hai citato gli scacchi, che più metodico degli scacchi insieme uniti all'aquilone sono proprio, come dire, un po' come l'omeopatia. Cioè... Ah, guarda, ti sfato un luogo comune. Gli scacchi sono uno sport sanguinario. Caspiterina! È lo sport più violento che esista, va bene? Molto più del pugilato, del kickboxing, eccetera, eccetera. Non hai idea quello che succede al tavolo quando giochiamo, va bene? Quindi, vabbè, questo è un hobby che mi porto dietro da ragazzino e che continuo a coltivare. E okay. un'ultima cosa, un po' diciamo la ciliegina, va bene? Tutti quei lavori che arrivano a favore dell'omeopatia provenienti da mondi che sembrano lontani, dalla chimica, dalla fisica quantistica. È meraviglioso questa cosa qui, è un settore di ricerca in fermento che sta portando tantissimi apporti scientifici che magari a breve daranno anche una spiegazione scientifica esauriente e completa. Adesso abbiamo delle fortissime ipotesi, non possiamo dire di più, no? Che conosciamo il meccanismo d'azione del rimedio omeopatico, ma ci siamo vicinissimi. Esatto. Anche questa è una cosa meravigliosa, per cui persone che non sanno niente di omeopatia e dicono, caspita, ma in queste soluzioni ultradiluite e dinamizzate sta succedendo qualche cosa. Cavoli, studiamolo, invece di dire, no, è acqua fresca. Ok, Roberto, su queste tue bellissime parole, rassicuranti, tra l'altro, per chi decide di intraprendere questo percorso di scienza e libertà, io ti saluto, ti ringrazio per averci accompagnato
e regalato appunto in questa nostra piccola avventura di interviste ai medici veterinari. Ah, guarda, adesso sono io che ringrazio te, la CEMO e tutti voi per avermi dato modo di parlare, un'altra volta ancora, di cose che amo. Perfetto Roberto, allora ti saluto e alla prossima, Grazie. arrivederci anche dal vivo prestissimo.